Tutti d'accordo, a Frosinone, squadra ordinata, difficile pretendere di più soprattutto da Gianluca Grassadonia, all'esordio sulla panchina biancazzurra, dopo appena 4-5 giorni di allenamento. Le giornate però cominciano a diminuire, bisogna fare in fretta, meno 5 dai play-out, meno 8 dalla salvezza diretta. Servono insomma nuove soluzioni, i limiti, è vero, sono evidenti, il Delfino non può giocare una partita d'attacco, se prende gol non ha la forza di recuperare. Ecco perché non è possibile prescindere dalla difesa a 3. Alimentare le speranze e salvezza significa tornare da subito al successo che manca dallo scorso 4 gennaio. In che modo? Per rendere più offensiva la squadra, una soluzione può essere quella di schierare almeno due punte di ruolo con una mezzala di maggiore qualità, inserimento e corsa, per esempio Maestro Macin, rispetto a quanto visto a Frosinone. Al Benito Stirpe è mancato soprattutto il contributo in termini di spinta e attacco dello spazio di Tabanelli, apparso in realtà piuttosto piatto. Gli altri due centrocampisti, Busellato indispensabile, avrebbero la funzione di dare più sostanza. Con due punte di ruolo, un intermedio di corsa e qualità, si può sperare di essere più efficaci, altresì auspicabile una maggiore intraprendenza di almeno uno dei due esterni. La buona notizia arriva da Memuscia, Gianetti e Setter, tutti e tre tornati in gruppo. Balzano al rientro dalla squalifica, nessun problema per Drudi, solo crampi a Frosinone per il difensore centrale, in campo dopo circa 4 mesi, causa infortunio al ginocchio. Sabato il Lecce all'Adriatico, inizio ore 14. Assai probabile che Giannetti parta dalla panchina. In questa stagione a Salerno l'attaccante toscano ha collezionato soltanto 128 minuti. Una sola gara da titolare col Frosinone lo scorso 18 dicembre. Ultimo scampolo di partita, 20 minuti. Il 23 gennaio proprio contro il Delfino. Si diceva di Setter tornato in gruppo, ma il colombiano non è ancora al 100%, così come Memuscei, reduce dal Covid. Verosimile la conferma di Odgaard con Maestro alle spalle e Macin mezzala, in questo caso ai margini Cristian Galano. A centrocampo imprescindibile Busellato vertice basso con De Sena interno, l'ex Tabanelli partirebbe dalla panchina. Tutte supposizioni, ma Grassadonia, questo è certo, dovrà dare in poco tempo alla squadra un'impronta più offensiva. Non sarà affatto facile.